per il Borgia alla Santa Lucia, ma il Monasterace certamente non ha demeritato, facendo un bel primo tempo, poi forse magari nella ripresa si è perso un pochettino, è stato colpito proprio al primo minuto da quell'Eurogol di Alfieri. Mister Regolo, davvero una bella squadra la sua, peccato per questa sconfitta. No, eravamo partiti benissimo, poi ci siamo smarriti strada facendo, poi nel secondo tempo siamo andati letteralmente in barca e quindi il Borgia ha meritato la vittoria ampiamente. La vostra squadra ha dimostrato nel primo tempo di saper chiudere bene gli spazi, è proprio un Borgia, un passafaro che certamente non ha trovato gli spazi proprio. No, eravamo, come le dicevo prima, eravamo partiti benissimo, sapevamo delle difficoltà che avremmo trovato qui a Borgia e quindi eravamo convinti e siamo venuti per fare il risultato. Però poi, come sono andate le cose, ha visto anche lei, benissimo il primo tempo, la seconda parte del primo tempo certamente siamo calati, poi nelle riprese abbiamo subito il gol e siamo andati giù pure mentalmente, quindi non ci siamo più ripresi. Comunque state perdendo delle partite, diciamo all'ultimo minuto oppure con il minimo scarto, mercoledì con il Real Montepaone in Coppa, una squadra che si fa ben valere in campo. Sì, ma guardi, soffriamo un po' il fattore campo, cioè all'inverso, cioè quando andiamo fuori casa perdiamo un po' di quella baldanza che abbiamo quando giochiamo in casa. Sembrano due squadre diverse, timorose, impacciate, quasi paurosi fuori casa, in casa ovviamente è tutta un'altra musica. Non so perché deve crescere la squadra, perché ha molti elementi pure fuori, e ci sono molti ragazzini, quindi ancora il campionato di prima categoria, che è un campionato molto molto duro, si devono calare un po' in questa dimensione. Continua la legge della Santa Lucia, mister Magro, oggi terza vittoria consecutiva in casa, un po' più difficile delle altre due con Signano e Chiaravalle. Ma ci aspettavamo di soffrire un pochino con Monasterace, che è una squadra ben organizzata, corre tanto, poi qualche mio giocatore un po' accecato, però alla fine l'abbiamo spuntata. Avete trovato difficoltà nel primo tempo ad imbastire il gioco più che altro, perché andavate avanti con lanci lunghi o tiri da lontano di Pilò? Ci siamo un po' imballati in questa situazione, che io non chiedo mai queste cose, però ogni tanto ci sta anche che i giocatori sbagliano qualcosa. Sbagliano, ma poi trovano quegli Eurogol con la sua invenzione, quell'Alfieri ormai messo a centrocampo che le sta dando grossissime soddisfazioni. Ma Alfieri è nato centrocampista, non l'ho scoperto io, perciò è ritornato al suo vecchio ruolo, poi con gli Eurogol capitano una volta ogni tanto. Noi lo conoscevamo con un grandissimo difensore, però io credo in quello che mi dice lei. Mister, allora, questa è la dimensione del Borgia, fortissimo in casa, un po' meno fuori? Ma no, forse stiamo giocando meglio fuori casa che in casa. Fuori casa non meritavamo di perdere né a Montepaone e né a Lamezia. Siamo stati sfortunati, chiaramente il Montepaone e la Lamezia saranno quelli che faranno da battistrada al campionato, però alla fine ce la giocheremo anche noi. Ecco, ve la cominciate a giocare intanto anche mercoledì, perché c'è il ritorno di Coppa Calabria, dovete recuperare, dovete vincere almeno con due gol di scarto. Ci proveremo sicuramente, ci sono anche i ragazzi che giocano di meno, proverò anche loro e speriamo di andare avanti.